Manifestazione dei terremotati a Roma ancora una volta per parlare di una ricostruzione che non parte. Promossa dal coordinamento Terremoto Centro Italia, sta raggruppando i terremotati delle quattro regioni coinvolte dal sisma del 2016, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo. Ai terremotati delle quattro regioni si sono aggiunti anche i romani, proprietari di seconde case, affezionati al territorio o solidali con la situazione che stanno affrontando tantissimi cittadini. Delegazioni giunte da ogni comune per quanto riguarda le Marche. Ecco, si capisce insomma anche le motivazioni dello sconforto o del dileggio, e dicevamo per le Marche numerosi comitati ed anche le persone che stanno partecipando. Il tempo è scaduto, ridate cerquata ai nostri paesi, basta chiacchiere, sostanzialmente i terremotati chiedono questo. A 2 anni e mezzo oltre dal sisma non si può più aspettare, la gente ha bisogno di capire se ci sarà un futuro in quelle zone. Sono qua anche intere famiglie per manifestare il loro dissenso, per far sì che questo terremoto non sia dimenticato, perché si rischia questo. Il cuore dell'Italia, i numerosi comuni, ecco, aprite i cantieri, in questo caso Norcia muore, il comitato Rinascita Norcia, il comitato delle lenzuola cosiddetto, che è nato proprio per manifestare con le lenzuola appese alle case, a talvolta inagibili, quello che sta accadendo. Si vuole testimoniare la situazione del terremoto Centro Italia, unica grande opera, ricostruire il Centro Italia. Tante persone ignorano la situazione che stanno affrontando queste persone. Ricordiamo, la ricostruzione è come il tempo infinito, la ricostruzione non parte, futuro rubato. Questi sono alcuni cartelli che i terremotati portano addosso. Ricordiamo che il terremoto non è un fatto soltanto di chi lo vive. Nell'Italia sismica, nell'Italia interessata dai dissesti idrogeologici, tutti noi dovremmo pensare alla prevenzione e tutti noi dovremmo sollecitare la ricostruzione. La manifestazione prosegue.